Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Il racconto della distruzione delle città di Sodoma e Gomorra, presenti nella Genesi, ruota intorno alla loro incapacità di accogliere lo straniero, il diverso. Il loro essere città fortificate rendeva i loro cittadini così preoccupati a difendere i loro interessi, diremo oggi il loro privato, da concepire tutto il resto come un potenziale nemico da distruggere. È questa chiusura fondamentale verso la novità che come tale appare come qualcosa di diverso rispetto a tutto quello che si conosce fino ad ora, che in questo brano diviene la discriminante per accogliere la parola di Dio. Essere cristiani significa non semplicemente appartenere ad un gruppo che crede in certe cose, ma significa aver trovato nella persona di Gesù il proprio Salvatore. Ma questo non è rinchiuso all'interno di un segmento della storia. Come diciamo nella veglia di Pasqua, quando benediciamo il cielo pasquale, il Cristo ieri e oggi, principio e fine. Proprio perché egli è vivo e annunciamo questa verità in questa notte, continua a camminare nella storia e ci chiede di continuare a camminare insieme a lui. La tradizione ha racchiuso questo concetto nel termine sequela, che indica non solo una realtà esteriore, cioè il trascorrere dei nostri giorni insieme a Gesù, ma soprattutto una realtà interiore, cioè maturare interiormente per avere gli stessi sentimenti di Cristo. Ecco perché Gesù insiste sempre con la conversione, usando per indicarla la parola greca metanoia, che non significa cambiamento di comportamento, ma di mentalità. Ecco allora che si capisce che se non si è disposti ad accettare lo straniero, portatore di una verità e cultura diversa dalla nostra, nel cui volto non è evidente il fatto che sia mio fratello, non si hanno le basi per accettare tutto il resto. Tutto ciò lo troviamo confermato in quel saluto a cui fa riferimento Gesù in questo brano, che è quello che si usava nel suo tempo, Shalom, traducibile con pace. Ma questa pace non significa solo un augurio di serenità e di tranquillità, simile al nostro buona giornata, ma è l'augurio di entrare a far parte dello shalom universale. Questo indica il raggiungimento di quello stato indicato da Isaia quando dice: il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo giacerà con il capretto, non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, perché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno. È la descrizione del regno di Dio, dove tutti trovano il loro posto. I discepoli di Gesù sono chiamati a renderlo visibile fin da ora. Se questa predisposizione a concedere spazio a tutti non è presente nel cuore di chi ascolta, allora la parola di Dio finisce per cadere nel nulla.